Benvenuti all'appuntamento con i top della settima giornata di Serie A. Al terzo posto c'è Antonio Cassano. Parma, si sa, è terra di grandi compositori e lui, nella domenica in cui la città festeggia il bicentenario verdiano, non vuole essere da meno. Prese in mano la bacchetta, dirige l'orchestra gialloblu e disegna due assist al bacio per i compagni, regalandosi anche il boato del Tardini per il gol tanto atteso, il primo nello stadio di casa. Al secondo posto c'è Sebastian Giovinco. Entrato tra i mugugni del pubblico per sostituire Quagliarella, la formica atomica spacca in due la partita contro il Milan, grazie al suo gol capolavoro di eleganza e agilità, con cui sguscia via la difesa rossonera come il granchio Sebastian, suo omonimo, protagonista della Sirenetta, e regala a Conte 3 punti fondamentali per la classifica. Al primo posto c'è Rudy Garcia. Se 3 indizi fanno una prova, figuriamoci 7 vittorie consecutive. Ora, dopo il trionfo di San Siro, possiamo anche dirlo. La sua Roma è da scudetto e il merito è tutto suo. Garcia sembra aver trovato la ricetta della formula segreta del druido Panoramix, facendo dell'insospettabile Gervinho il suo Asterix e degli altri romanisti il feroce esercito gallo. Ma questa volta Roma ringrazia. Benvenuti all'appuntamento con i flop della settima giornata di Serie A. Alla posizione numero 3 c'è Alessandro Matri, che al contrario di Pirlo non trova il gol dell'ex Juventus Milan, ma in compenso ha il merito di mettere d'accordo i tifosi di entrambe le squadre. Quelli bianconeri, che avevano festeggiato a ostriche e champagne la sua partenza, quelli rossoneri, ai quali la notizia del suo acquisto aveva provocato un attacco di panico. In seconda posizione troviamo un altro milanista, Philippe Maxès. Il francese trasforma il prato dello Juventus Stadium in un ring. Il gancio destro con il quale stende Giorgio Chiellini a centro area è degno del miglior Rocky Balboa e meritevole di essere punito con un calcio di rigore che hanno visto proprio tutti. Tutti, tranne l'arbitro, il giudice di porta e Allegri. Infine, il gradino più alto del podio spetta di diritto ai tifosi di Bologna e Verona, con i primi che, fuori dallo stadio Dall'Ara, mettono in scena una sconcia riedizione della cavalleria rusticana, accoltellamento compreso, e i secondi, che all'interno dimostrano intelligenza e sensibilità pari a quelli di una mela bacata, fischiando il minuto di silenzio in memoria delle vittime di Lampedusa, coccolati da un inopportuno mandorlini. Vergogna!